Sono qui in vacanza e quel giorno del 17 stavo a cena, cioè a pranzo, in un ristorante sulla Ramala. Poi all'improvviso, cioè, sono uscito da questo locale e stavamo passeggiando per andare in hotel che è qua a Piazza Catalunya. E nel salire la Ramala, all'improvviso abbiamo visto scendere questo furgone a piena velocità. È una cosa incredibile, cioè vedere e descrivere una cosa del genere è impossibile. Abbiamo visto tavolini saltare, però siamo riusciti a scamparcela perché ci siamo buttati sul lato della strada. In quell'istante è stata una frazione di secondi, mi ha preso, però un mio amico mi ha tirato, quindi sono riuscito a non farmi calpestare. Sai, nella confusione poi non ricordo più niente. Però ti ha Cioè, sfiorato. sì, con la ruota. Mi gonfia. Sì, Quindi vi siete messi a correre. a correre. Che cosa ti ricordi di quei momenti? Mi ricordo questi tavolini tutti a terra, del sangue molto forte, cioè questi colori rosso forte. Ho visto un anziano circa intorno ai 53-54 anni che cercava aiuto, ma era quasi in fin di vita. Ho saputo dai giornali che poi è morto ed era un venezuelano. Dopo, rivedendo le immagini, ho detto: aspita, potevamo non esserci più. La gente era tanta, quindi noi abbiamo cercato di metterci al riparo in qualche negozio, ma quasi tutti i negozi erano pieni. Quindi tu stavi alla ricerca di chi ti faceva entrare, perché ad un certo punto ti chiudono i portoni. Poi ci siamo messi in un locale, addirittura gente che si era nascosta nei frigoriferi. Quando c'è stato il panico, gente nel bagno, cioè, ho visto una signora che si è messa in un frigorifero, sai, quelli nelle celle grandi, cioè la paura è stata terribile, perché pensavamo che entrasse qualcuno e cominciasse poi a fare una carneficina. Loro poi hanno chiuso la porta per Sì, hanno sicurezza. chiuso le serrande, hanno chiuso a chiave tutto. Poi dopo circa 4-5 ore è venuta la polizia e ci ha fatto uscire, però non ci ha fatto rientrare nell'hotel perché il mio hotel è nei pressi della Piazza Catalunya, quindi siamo rientrati alle 5 del mattino. Quindi siamo stati per strada fino alle 5. Non ho pensato a un attentato, pensavo che fosse un gioco, cioè qualcuno che stava. Cioè, non te lo so dire. Tu vedi, senti, vedi correre, corri pure tu, cerchi di salvarti, perché oramai così funziona. Cioè, se vedi uno che corre, ti metti pure tu a correre. E ne abbiamo esempio da quello che è successo anche in Italia, no? Quando c'è stata quella finta allarme e tutti quanti A sono Torino. scappati a Torino, sì. Qual è il ricordo, la parola, l'oggetto, che ti rimarrà di questa esperienza? Sangue, questo colore rosso forte, c'è queste macchie di sangue dappertutto, quello è il ricordo più forte.